Verona Meno Jerusalem è una fondazione che mira a valorizzare la città di Verona attraverso un elemento fondamentale, il volontariato culturale. Grazie alle molteplici attività che proponiamo, i nostri volontari possono sia potenziare le proprie competenze che aumentare le proprie soft skills, sempre più ricercate e apprezzate dal mondo del lavoro. Come? In primis nel corso della nostra attività principale, ovvero l'accoglienza di cittadini e turisti in 17 magnifiche chiese suddivise in 3 itinerari che percorrono la città. Un'attività perfetta se ami la cultura, l'arte e vuoi praticare le lingue straniere incontrando persone provenienti da tutto il mondo. Oppure puoi scegliere di approfondire in presa diretta il mondo della comunicazione, entrando a far parte del team digital, o potenziare le tue capacità di public speaking grazie al gruppo di teatro. Ma anche la ricerca ha un posto importante qui in Verona Meno Jerusalem. Puoi infatti scegliere di svolgere uno stage universitario per fare ricerca su temi inerenti al tuo corso di studio, oppure sviluppare con noi la tua tesi di laurea, approfondendo tematiche relative all'arte, al settore turistico, a quello dell'organizzazione del volontariato, all'economia del dono, alla spiritualità nell'arte, alla conservazione dei beni culturali, attraverso l'uso di nuove tecnologie, ma anche tanto altro. Dopo la laurea, continua a potenziare come stagista o volontario le tue soft skills grazie alle preziose relazioni dirette con professionisti, aziende, enti che collaborano con la Fondazione Verona Meno Jerusalem e completa così la tua formazione interdisciplinare grazie al percorso personalizzato e di crescita che permette a ogni nostro volontario di approfondire, ampliare i suoi talenti e le sue competenze. Molti ragazzi e ragazze hanno già provato questa esperienza. Ecco le loro impressioni. Ciao a tutti, io sono Elena. Io mi chiamo Stefano, entrambi siamo volontari all'interno della Fondazione Verona Meno Jerusalem con un percorso all'interno del progetto molto simile. Entrambi infatti partecipiamo ai laboratori didattici e al corso di teatro. Io mi sono laureato in beni culturali portando come tesi le Tarsie di Fra Giovanni e questa mia passione per la storia dell'arte mi ha stimolato ad arricchire ancora di più i laboratori didattici per le scuole elementari e medie. La partecipazione al corso di teatro ci permette di metterci in gioco, di creare relazione con altri volontari e soprattutto di essere più coinvolgenti durante la visita all'interno delle chiese. Ciao a tutti, sono Chiara, sono una volontaria della Fondazione Verona Meno Jerusalem da circa 2 anni e sono stata la passione per la storia dell'arte e per l'archeologia a spingermi a partecipare. Da circa 1 anno e mezzo faccio anche parte del Team Digital, il gruppo di comunicazione social formato da giovani universitari e da giovani laureati come me. Attraverso i nostri canali promuoviamo gli eventi della Fondazione, ma creiamo anche qualche prodotto innovativo. Quest'estate, per esempio, abbiamo prodotto la web series Persi in Tempo. Ciao, sono Matteo, sono uno studente di beni culturali presso l'Università di Verona e faccio anch'io parte del progetto Verona Meno Jerusalem. Questa esperienza mi permette di approfondire gli aspetti relativi alla storia dell'arte e alla cultura della mia città. Posso inoltre sviluppare relazioni con gli altri volontari, i visitatori, i cittadini, anche grazie al corso di teatro. Ciao, sono Elisa, sono la laureanda all'Università di Verona e insieme a un gruppo di volontari appassionati l'anno scorso abbiamo cominciato l'esperienza del team ricerche. Attraverso biblioteche e archivi abbiamo approfondito alcuni argomenti poco conosciuti dalle nostre chiese in modo da condividere la cultura e il sapere anche con gli altri volontari. Ciao, sono Irene. Ciao, sono Eugenia. Ci siamo conosciute grazie alla Fondazione Verona Meno Jerusalem durante un'attività di stage svolta qui in InfoPoint dove ci troviamo oggi. La Fondazione dà, in collaborazione con l'Università, la possibilità a studenti che sono in corso oppure neolaureati di svolgere un percorso formativo all'interno di questa realtà. Insieme ci siamo occupate di molte attività, tra le quali l'accoglienza dei visitatori, il contatto con i molti volontari della Fondazione e il supporto organizzativo e logistico agli eventi della Fondazione.